Oggi sono abbastanza arrabbiato perché ci eravamo mostrati nettamente superiori e non siamo riusciti a vincere una partita semplice, anzi potevamo anche perderla. Un pizzico di presunzione di troppo. Più che presunzione, poca cattiveria quando c'era da far male e niente, scelte sbagliate al momento decisivo. Dirà questo o ha detto questo ai suoi negli spogliatoi? Che cosa avete recriminato, diciamo? No, oggi non entro perché direi ben di peggio, quindi preferisco aspettare martedì. Che cosa le ha insegnato questa gara? Questo derby comunque è bello, divertente, teso quanto basta. E io forse sono di parte, però vedevo una squadra che giocava e una che picchiava, quindi mi ha insegnato che chi picchia è pericoloso quanto chi gioca. Le aspettative erano fino ad oggi rose perché venivamo a due vittorie. Quando purtroppo non si riescono a fare punti facili, si deve pensare prima a salvarsi e poi ad altro. Oggi ha fatto un primo tempo bellissimo, hanno fatto un bel calcio, noi 2 o 3 volte abbiamo provato di fargli male in contropiede, ma loro sono stati bravi a muovere la palla veloce e ci hanno messo in grandissima difficoltà con un sistema di gioco che noi di solito con le altre squadre abbiamo fatto bene, però purtroppo 4-3 abbiamo sofferto gli esterni, giocare uno contro uno dietro e poi il secondo tempo era inevitabile, abbiamo cambiato, abbiamo fatto un sistema diverso. Per affrontarli, di non dargli molto campo e poi sicuramente per il secondo tempo era nostro, si era un poco più intelligenti, poco di più sulle gambe perché non dimentichiamo mai che noi siamo partiti 1 mese e mezzo dopo gli altri e questi ragazzi hanno recuperato una partita incredibile con una squadra che secondo me dirà fino alla fine la sua. E niente, adesso bisogna migliorare questa squadra di condizioni atletiche di tutti i nostri calciatori perché noi siamo in ritardo e si è visto, però solo col cuore, con la qualità di questi ragazzi abbiamo recuperato una partita che secondo me era già persa a nascere, però perché loro hanno sbagliato i gol e alla fine tra primo e secondo mi siamo guardati in faccia, ragazzi loro hanno sbagliato 4 palle gol. Nel calcio chi sbaglia paga, alla fine regola del calcio è stata così, noi secondo tempo meglio, più ordinati e più pericolosi. Loro hanno abbassato i ritmi e quando una squadra come questa che gioca 4-3 a campo aperto abbassa i ritmi rischia di perdere, così è stato.